Quanto l'esito delle prossime elezioni amministrative in primavera inciderà sulle elezioni regionali in autunno? Ascoltiamo in proposito l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, commissario della Nuova Democrazia Cristiana. Ma certamente l'elezione comunale di Palermo cominceranno a dare dei segnali, nel senso che ci saranno alcuni partiti che faranno bene, altri partiti che faranno male, altri che probabilmente non riusciranno a presentare le liste, e tutto questo non può che condizionare le elezioni regionali che verranno dopo 3 mesi. L'idea di cominciare a ragionare sin da adesso su un percorso che a partire dalle comunali di Palermo, ma non solo di Palermo, perché ormai è chiaro, si vota anche a Messina. De Luca si è dimesso, quindi si vota anche a Messina, e non è escluso che possa esserci anche Catania. Se questi tre grandi centri vanno al voto, o se anche solo dei due questi tre vanno al voto, è chiaro che il ragionamento delle alleanze, soprattutto il ragionamento politico attorno alle alleanze, non può che cominciare dalle comunali di Palermo e dalle comunali di Messina. In questo momento c'è una grande confusione, soprattutto a Palermo, dove ci sono troppi candidati e schieramenti rotti. A Palermo c'è la Galla, c'è Davide Farone, c'è Carolina Varchi, c'è Lentini, ecco, c'è Saverio Romano, tutti candidati che stanno aspettando di capire quale ragionamento si possa fare per arrivare a una conclusione comune, ma è chiaro che dovrà esserci.